saranno. L'azione poi apre il quadro dei notai del primo ramo e dei ecclesiastici del secondo ramo del casato degli Zerbi. Nel 1200-300 costruì la prima cappella di Renato Zerbi. Ecco passare Sant'Antonio Abate, il gruppo da 251 a 356 d.C. alla cucina è atteso il campanello. Dopo Sant'Antonio è come chiude nel gruppo gli sbandieratori e i monaci delle città determinate. Fatto che i boschi che circondavano Saronno erano ricchi di selvaggina. Vedete seguire poi il gruppo dei falconieri di Sua Maestà Reale. Il gruppo figuranti Borgo Besnate Tre Ponti, preceduto dalla bandiera con lo stemma degli Sforza, ricorda che nel 1400 il duca Galeazzo Maria Sforza, signore di Milano, instaurò nel ducato milanese la signoria Sforza. Il passo di tale signoria, con l'impulso dato al commercio e all'agricoltura, fu ammirevole. Segue la figura di Cecilia Gallerani, contessa di Saronno, accompagnata da altri due cavalieri a cavallo. Cecilia Gallerani, giovanissima, divenne amante del duca Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, e generò un figlio maschio, Cesare Sforza, ottenendo nel 1491 la donazione del feudo di Saronno, vita natural durante. Buona conoscitrice del latino e frequentatrice di poeti e letterati, fu poetessa ella stessa, ma la sua fama è dovuta soprattutto al fatto che posò per Leonardo da Vinci, che la immortalò in un suo ritratto, la famosa dama con l'ermellino oggi custodito a Cracovia. Segue adesso anche il borgo di Saronno fu luogo di devastazione, di saccheggio, di pestilenze e di fame. Ecco il carro con la statua di Sant'Antonio. Eccoci poi arrivati nel XVI secolo. Nel 1576 scoppiò una terribile pestilenza che colpì il territorio milanese, detta anche la peste di San Carlo. San Carlo Borromeo si prodigò con ogni mezzo per portare soccorso agli ammalati, diventando l'unico refugio per una Milano attestata. La chiesa di Sant'Antonio Abate fu probabilmente consacrata da San Carlo in persona durante una visita pastorale. Seguono le figure ecclesiastiche
Ed ecco invece il gruppo dei contadini del 1600. L'organizzazione del contadino era basata su quello che dava la terra, anzi su quello che gli lasciava il padrone della terra. Se era fortunato e vicino c'era un bosco, magari il contadino poteva avere il lusso di cacciare un po' di piccola selvaggina e raccogliere qualche fungo. Dopo i contadini, il gruppo dei contadini, ecco gli stanieratori e i mitici guardiani. Ecco il gruppo grazie agli sbandieratori e ai musici lariani. Un vivace luogo di incontri e di attività commerciali.
il mercato di Saronno risalirebbe al periodo visconteo. Tra il XIV e il XV secolo il mercato del borgo di Saronno si differenziò da quelli circostanti per la presenza di ferrai, sarti, tessitori di tele, tintori e oleari e ramari. Dopo la seconda metà del XVI secolo, a seguito della costruzione del santuario della Beata Vergine dei Miracoli, il mercato si ampliò, anche perché ad altri centri come Legnano e Lomazzo non venne concesso di realizzare un proprio mercato. È del 1709 un documento che riporta una lista di 82 commercianti distribuiti tra Piazza Grande, l'attuale Piazza Libertà, e Piazza della Mimosa, oggi Piazza Riconoscenza. Importante era la presenza degli animali e del famoso mercato boario. Una descrizione del 1833 dell'abate Rampolti di Ugoldo specifica che il mercato si teneva nei giorni di lunedì e venerdì e il più importante di mercoledì. Con gli animali. Vedete che sfilano grandi, piccoli, tutti con il costume tipico dell'epoca dei quadri che stiamo rappresentando. Ecco il carro con l'arrivo delle nuove campane. Era un momento di grande festa e gioia per tutti. La vita quotidiana veniva regolata dalle campane ed è proprio sul suono di esse che inizia la giornata lavorativa. Nei giorni delle feste pasquali, quando le campane non si possono suonare, erano sostituite dal rumore assordante di un antichissimo ingegnoso marchingegno di legno chiamato Raganella. Tra le altre funzioni c'era quello di annunciare anche un pericolo imminente, dovuto a delle calamità come ad esempio un incendio. E quindi c'era un'esortazione agli uomini per lasciare il lavoro nel campo e raggiungere la piazza del paese. Venivano suonate le campane anche quando c'era un forte temporale per allontanare la tempesta e i fulmini. La caduta di un fulmine poteva provocare un incendio ai pagliai. E avere un pagliaio bruciato da un fulmine era considerato, oltre che un danno, una maledizione. Ed ecco
montane verso quelli delle pianure nella stagione invernale o viceversa nella stagione estiva, percorrendo vie tracciate e tramandate lungo i decenni. Ecco il greggere delle pecore che operano la transumanza. A seguire la scena del trasloco. Fare San Martino è un modo di dire usato nel territorio della pianura padana. Significa cambiare lavoro, luogo di lavoro e in senso più ampio traslocare. L'anno lavorativo dei contadini terminava all'inizio di novembre, dopo la semina. E allora il datore di lavoro, proprietario del campo o della cascina, non avesse rinnovato il contratto con il contadino per l'anno successivo, questo era costretto a trovare un nuovo impiego, altrove presso un'altra cascina. La data scelta per il trasferimento, per tradizione e ragioni climatiche, era infatti l'estate di San Martino, era quasi sempre l'11 novembre, giorno in cui la chiesa ricorda San Martino di Turra. Nelle città dove i lavori erano diversi da quelli agricoli, si diceva fare San Michele. Moltissime persone vivevano in affitto e venivano stipulati con convenzione contratti il 29 di settembre, giorno di San Michele. E poi ecco che concludono il gruppo di cornanose e miradolesi in pedal. Si conclude così la sfilata, il corteo storico di Sant'Antonio con tutti i figuranti che lo hanno rappresentato. Dobbiamo ancora di fare attenzione agli spostamenti per non intracciare il corteo che continua lungo corso Italia via San Giuseppe per tornare poi alla chiesa di Sant'Antonio. Si desidera però al termine del corteo visitare il borgo storico in prossimità della chiesetta di Sant'Antonio. Tu bene? Così in demu.
Costa Reale. Il gruppo Sicuranti, Borgo Besnate, tre ponti, preceduto dalla bandiera con lo stemma degli Sforza, ci ricorda che nel 1400 il duca Galeazzo Maria Sforza, signore di Milano, instaurò nel ducato milanese la signoria Sforza. Il passo di tale signoria, con l'impulso dato al commercio e all'agricoltura, venne regole. Segue la figura di Cecilia Gallerani, contessa di Saronno, accompagnata da altri due cavalieri a cavallo. Cecilia Gallerani, giovanissima, divenne amante del duca Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, e generò un figlio maschio, Cesare Sforza, ottenendo nel 1491 la donazione del borgo di Saronno, vita natural durante. Buona conoscitrice del latino e frequentatrice di poeti e letterati, fu poetessa ella stessa, ma la sua fama è dovuta soprattutto al fatto che posò per Leonardo da Vinci, che la immortalò in un suo ritratto, la famosa dama con l'ermellino, oggi custodito a Cracovia. Segue adesso... Anche il borgo di Saronno fu luogo di devastazione, di saccheggio, di pestilenze e di fame. Eccoci poi arrivati nel XVI secolo. Nel 1576 scoppiò una terribile pestilenza che colpì il territorio milanese, detta anche la peste di San Carlo. E di Milano, San Carlo Borromeo si prodigò con ogni mezzo per portare soccorso agli ammalati, diventando l'unico refugio per una Milano attestata. La chiesa di Sant'Antonio Abate fu probabilmente consacrata da San Carlo in persona durante una visita pastorale. Seguono le figure ecclesiastiche di quel tempo, il prete di campagna, la perfetta e la sacristia della chiesetta. Vediamo transitare dietro il cardinale Borromeo. Ed ecco invece il gruppo dei contadini del 1600. L'abitazione del contadino era basata su quello che dava la terra, anzi su quello che gli lasciava il padrone della terra. Se era fortunato vicino c'era un bosco, magari il contadino poteva avere il lusso di cacciare un po' di piccola selvaggina e raccogliere qualche fiore. Dopo i contadini, il gruppo dei contadini, ecco gli spannieratori e gli unici barbati. Ecco il gruppo degli spannieratori e dei musici lariani. Grazie agli sbandieratori e ai musici lariani.
tutti, mentre iniziano i parti degli animali e gli uccelli che prendono le uova, le covano e fanno nascere i pulcini. La vita in campagna era tutta dedicata alla cura dei campi e alle semine primaverili. Nell'orto si potevano raccogliere le primizie, ma bisognava soprattutto seminare i nuovi ortaggi. Una veniva ricavata la farina per fare il pane e la pasta per tutto l'anno successivo. Verso la fine di agosto e settembre venivano raccolte le patate. La patata era considerata un tubero povero all'inizio del 1500 e divenne poi utilissima per riempire lo stomaco della povera gente. Tra i mesi di agosto, settembre e ottobre avveniva e avviene tuttora la raccolta del mais con le pannocchie che venivano staccate dalle piante, completamente a mano. Ecco poi la presenza del mercato di Saronno, audace luogo di incontri e di attività commerciali. Il mercato di Saronno risalirebbe al periodo viscontino. Tra il XIV e il XV secolo il mercato del borgo di Saronno si differenziò da quelli circostanti per la presenza di ferrai, sarti, tessitori di tele, tintori e oleari e ramari. Dopo la seconda metà del XVI secolo, a seguito della costruzione del santuario della Beata Vergine dei Miracoli, il mercato si ampliò, anche perché ad altri centri come Legnano e Lomazzo non venne concesso di realizzare un proprio mercato. È del 1709 un documento che riporta una lista di 82 commercianti distribuiti tra Piazza Grande, l'attuale Piazza Libertà, e Piazza della Limosa, oggi Piazza Riconoscenza. Importante era la presenza degli animali e del famoso mercato boario. Una descrizione del 1833 della Abate Raffaele di Ugoldo specifica che il mercato si teneva nei giorni di lunedì e venerdì e il più importante di mercoledì. Con gli animali, vedete che sfilano grandi, piccoli, tutti con il costume tipico dell'epoca dei quadri che stiamo rappresentando. Ecco il carro con l'arrivo delle nuove campane. Era un momento di grande festa e gioia per tutti. La vita quotidiana veniva regolata dalle campane ed è proprio sul suono di esse che inizia la giornata lavorativa. Nei giorni delle feste pasquali, quando le campane non si possono suonare, erano sostituite dal rumore assordante di un antichissimo ingegnoso marfingegno di legno chiamato Raganella. Tra le altre funzioni c'era quello di annunciare anche un pericolo imminente, dovuto a delle calamità come ad esempio un incendio. E quindi c'era un'esortazione agli uomini per lasciare il lavoro nei campi e raggiungere la piazza del paese. Venivano suonate le campane anche quando c'era un forte temporale per allontanare la tempesta e i fulmini. La caduta di un fulmine poteva provocare un incendio ai pagliai e avere un pagliaio bruciato da un fulmine era considerato, oltre che un danno, una maledizione. Ecco sfilare il corpo musicale cittadino di Saronno, che accompagnava come giorni nostri questi momenti solenni e festosi in cui i bambini giocavano, si divertivano e le famiglie potevano riposarsi dal lavoro dei campi e vedere momenti di festa tutti insieme, dal contadino fino al borghese più benestante. Rappresentato in parte dal gruppo
sulla carrozza. Ecco l'autunno, l'autunno aperto dal carro che trasporta le bestie. L'autunno è la stagione nella quale gradualmente si passa dal fervore primaverile del fine alla calma invernale. Nelle vigne era in pieno svolgimento la raccolta di uva, che nella cantina veniva trasformata in vino con operazioni che si prolungavano fino alla stillatura del vino nuovo verso la fine della stagione. Continuava la raccolta anche di alcuni frutti come le noci e si lavorava l'ultimo latte della stagione. Le tiepide giornate autunnali permettevano buoni raccolti nell'orto e dell'ultima frutta di stagione. Importanti erano i lavori nel bosco, con la raccolta dei suoi preziosi frutti, castagne, funghi, tartufi, mirtilli, lamponi e altre bacche. Ed ecco il gregge nella scena della transumanza. La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei passeri che si spostano dai pascoli situati nelle zone collinari o montane verso quelli delle pianure nella stagione invernale o viceversa nella stagione estiva, percorrendo vie tracciate e tramandate lungo i decenni. Ecco il greggere delle pecore che operano la transumanza. A seguire la scena del trasloco. Fare San Martino è un modo di dire usato nel territorio della pianura padana. Significa cambiare lavoro, luogo di lavoro e in senso più ampio traslocare. L'anno lavorativo dei contadini terminava all'inizio di novembre, dopo la semina. E allora il datore di lavoro, proprietario del campo e della cascina, non avesse rinnovato il contratto con il contadino per l'anno successivo, questi era costretto a trovare un nuovo impiego, altrove presso un'altra cascina. La data scelta per il trasferimento, per tradizione e ragioni climatiche, era infatti l'estate di San Martino, era quasi sempre l'11 novembre, giorno in cui la chiesa ricorda San Martino di Turra. Nelle città dove i lavori erano diversi da quelli agricoli, si diceva fare San Michele. Moltissime persone vivevano in affitto e venivano stipulati per convenzione contratti il 29 di settembre, giorno di San Michele. E poi ecco che concludono il gruppo di cornanose e miradolesi in pedal. Si conclude così la sfilata, il corteo storico di Sant'Antonio con tutti i figuranti che lo hanno rappresentato. Chiediamo ancora di fare attenzione agli spostamenti per non intracciare il corteo che continua lungo corso Italia, via San Giuseppe, per tornare poi alla chiesa di Sant'Antonio. Si desidera poi al termine del corteo visitare il borgo storico in prossimità della chiesetta di Sant'Antonio. Tu bene? Così andiamo.
happiness.